Buongiorno, eccomi qua. Questo è il mio outfit di oggi, se non ci fate di caso dietro c'è il piumone. Allora, oggi stiamo andando stamattina al mercato, infatti sono le 7:30 e ho messo questa magliettina bianca, speriamo di trovare qualcosa. Questo pantalone, così, mamma mia raga, è vecchissimo, sì, le mie pantofole, devo mettermi ancora le scarpe. Quindi adesso vado a prepararmi la borsa. E poi speriamo di trovare qualcosa di bello perché vi devo far vedere sia gli acquisti di Bershka che ho fatto sul sito, ho preso tre pantaloni che quindi dopo vi farò vedere tutto indossato quando ritornerò e poi speriamo di trovare qualcosa di bellino così vi mostro tutto e quindi ci tenevo a fare questo vlog per portarmi con me, per portarvi con me e per farvi vedere un po' di cose, quindi niente. Da come avete visto stamattina ho finito anche il preparato per i pancake che io mi trovo stra bene e super veloce da fare. Lo trovate sul supplement, ma aprite l'info box perché vi lascio il video in cui l'abbiamo provato insieme, vi ho fatto vedere pure tutti i procedimenti, eccetera. Quindi adesso io basta, mi stoppo qui, vado a prepararmi la borsa, vado a mettermi le scarpe e si va. Rieccomi, sono proprio adesso rientrata a casa, infatti sono le 11:35 e pensate che ho fatto già quasi 6.000 passi. Allora, non ho trovato molto al mercato, ho trovato solo una cosa. Infatti adesso mi cambio, vi faccio vedere anche i pantaloni di Bershka, poi vi dico anche i prezzi e tutto. E quindi adesso mi cambio e vi faccio vedere tutto. Ora li ho messi tutti qua e ve li faccio vedere prima nel dettaglio e poi ve li faccio vedere indossati. Allora, questi qua li ho presi su Bershka, prezzavano se non sbaglio 25 € e io li ho pagati 11,90, diciamo 12 € li ho pagati, della linea Mammo. Eccola qui. Allora, denim Bershka. Allora, io ho preso una taglia 40, però che sarebbe una 44. Ho preso tutte 40 perché le volevo molto più larghe. Anche una 38 andava bene, ma io ho preferito prendere la 40. Poi, anche per i periodi massa, ho detto no, prendiamo 40 e andiamo sul sicuro. Ed è questo modello qui. Io giù nell'info box, se li trovo, penso proprio di sì. Vi lascio tutti i link, quindi andate a vedere. Ed è così, oh. Risvoltino, classico lavaggio di jeans. E poi ho preso quest'altro qui grigio, che stanno sempre insieme, solo che sono diversi. Allora, è sempre la linea Mammo, sempre denim, Bershka, 40, che sarebbe una 44. Vabbè, raga, la cintura ce l'ho messa io. Ed è questo lavaggio qui, grigio, bianco, nero, bello, veramente molto molto bello. Ed è diverso, è sempre così, vabbè, ci sono i risvoltini. Vedete qua c'ha questa tipo un piccolo strappo, sul ginocchio c'ha uno strappo e questo l'ho pagato sempre lo stesso prezzo, è troppo bello, sempre 12 € e poi questo qui è quello che ho pagato di più. Sembra un bianco ma è un beige, però raga è fatto proprio bene il tessuto, infatti io ho preso sempre una 40 che sarebbe una 44. Sinceramente di questo potevo prendere anche una 38 rispetto a quelli là, però anche questo mi piace come va. Allora, costava 30 € l'ho pagato 18 € ed è la linea Ballon, vabbè, penso Ballon o Bellon, non lo so, è tutto questo. Quindi adesso misuro e questo è il top che ho preso al mercato. L'ho pagato 5 €, troppo troppo bello. Andiamo a misurare tutto. Questo è il top che ho acquistato. Vabbè, non ci fate caso, il reggiseno bianco, ma non ci fate caso, però è bellissimo. Bello. Allora, raga, questo è il pantalone. Ancora oggi sono indecisa, però sinceramente, che ne dite? Veramente aspetto i vostri commenti. Sì, aspettate se riesco. Vedete, va così. Non so perché non si vede bene, però alla fine è proprio il modello. Forse una taglia in meno andava bene, però io lo volevo proprio che andava così. Oh. Non so come farvelo vedere. Eccolo. Vedete? Questo lavaggio così. Oh. Però devo dire la verità che è molto molto bello. Mi piace, comunque questo top è fenomenale, solo che non rende molto bene dalla videocamera, però è bello. Guardatemi questo abbinamento orribile, però vabbè. Allora, questo è quest'altro pantalone, vedete qui c'è lo strappo, comunque mi piacciono tantissimo questi pantaloni, poi specialmente in super offerta
vale la pena. Sono così. Mi dispiace che non si vedono benissimo come nella realtà, però io spero che qualcosa rende. Comunque ovviamente fatemi sapere anche voi, perché sapete che vi leggo sempre. E adesso misuriamo l'altro che è molto simile a questo. Però è molto molto bello. Eccoci qua, questo è l'ultimo modello che per oggi proviamo. Mamma mia, io sto sudando. Allora, è così, fa questo effetto qui, ma è proprio questi pantaloni che fanno questo effetto, ma è molto simile agli altri. Però ragazzi, ne avevo bisogno di prendere dei pantaloni un po' così, che non sono tanto aderenti, un po' più, come dico io, stile sciallo. Ed è così. Bello, mi piace un sacco. Comunque questa cintura è di H&M, è troppo bella, l'ho presa tipo l'estate scorsa e comunque io sono troppo contenta di questo acquisto, di questo top. Questo anche è una bella gonna di jeans, troppo bello. E quindi niente, per il momento questo è il mio shopping, poi se farò più un altro po' di shopping più là ve lo dirò. E quindi niente raga, io adesso riordino tutto, mi cambio e noi ci vediamo con il pranzo. Non farò niente di particolare a pranzo, penso petto di pollo e fagiolini, perché non ho voglia di cucinare. Poi stasera sarò, è il compleanno di nonna, quindi staremo tutti insieme e ovviamente pasto libero, mangerò un po' quello che c'è, quindi conserviamo un po' le calorie e i macros per stasera, ma a parte che oggi ho camminato un botto, quindi ci sta. Niente, io vado a cambiarmi. Comunque soddisfatta, fatemi sapere, mi raccomando. Eccomi qua, mi sono cambiata, mi sono messa comoda, mi sono messa il pantaloncino. È mezzogiorno, io devo far uscire il video, infatti vado a fare un attimo l'immagine di copertina. Oggi penso che non faremo tanto, infatti penso anche di non riuscirmi proprio ad allenare oggi, ma non fa niente tanto. Ieri mi sono allenata, va bene così. E comunque volevo dirvi che tra poco è pronta anche la home gym, manca poco, infatti mi devono arrivare settimana prossima gli ultimi pezzi, poi devo ordinare giusto qualche altro disco, ma le cose più importanti ci sono e quindi non vedo l'ora di ricominciare. E poi che vi volevo dire? Io ho fatto questo vlog principalmente per farvi vedere gli acquisti, infatti almeno adesso li posso usare, ok? Alcune cose le avevo già, tipo i due pantaloni li avevo già usati, però il beige no, cioè avevo ancora sparso per casa, quindi ho detto vabbè, è arrivato il momento di farglielo vedere. Adesso quindi faccio la copertina del video, faccio uscire il video che sta anche in ritardo e poi penso di iniziare anche a cucinare, non ve lo faccio vedere perché raga faccio giusto un po' di petto di pollo con l'olio e i fagiolini. E niente, quindi oggi non ci vedremo molto, penso che vi farò vedere giusto qualche clip. Comunque raga, questo è veramente il mood, seguitemi per altre ricette. Ho messo a fare il petto di pollo con un po' di olio e un po' di aglio e in più ho i fagiolini cotti ieri con un po' di limone. Oggi limitiamo i carbo sia a pranzo che a merenda perché stasera penso che sarà sicuramente pizza, ma se non è pizza comunque mangerò diversamente, quindi io sapete che di solito mi regolo così. Penso che dopo aver mangiato, infatti è mezzogiorno e mezzo, ho fatto uscire anche il video, mi metterò un po' a letto, però alle 2, per precisione alle 2.49 mi alzerò proprio, infatti anche se metterò la sveglia, perché sul 5, non so chi di voi se lo sta vedendo, si chiama Le ali del sogno. Le ali del sogno, sì, comunque è diciamo una serie telenovela, non so come chiamarla, che fa sul 5. Mamma mia raga, io sono innamorata di Jan, si pensa che si dice così, ma comunque è una serie turca, io sono innamorata di lui, io lo amo e quindi io adoro quella serie solo per lui. Infatti ho visto anche Ingredienti d'amore, se non l'avete visto andatela a vedere, sono in totale 80 puntate, io in 2 settimane neanche le ho fatte fuori, pensate che facevo anche le 5 del mattino per vedermele, mi ho detto tutto e c'è anche lui come protagonista e veramente con questi film ti dice proprio come una persona con un taglio diverso di capelli, con dei chili in più o chili in meno, come cambia proprio la persona. Infatti in Ingredienti d'amore sembra proprio un'altra persona, ma la bellezza è sempre quella. Quindi se seguite la puntata che mi sto vedendo io il pomeriggio, vi consiglio di andare a vedere Ingredienti d'amore
E lo trovate su Mediaset, scrivete Ingredienti d'amore e ve lo vedete tutto là, è comodo, scaricatevi l'applicazione così subito fate. E quindi niente, quindi oggi vedrò quello, poi mi metterò di nuovo a letto, oggi la trascorrerò così perché verso le 6:30, 7 devo riscendere, quindi mi voglio un po' riposare perché mi fanno male le gambe. Poi sono veramente giornate in cui i ritmi proprio sballati, mi sto svegliando sempre presto la mattina per fare alcune cose. Quindi è un po' così, eh? E niente, scusatemi un po' la luminosità, ma non voglio dimettermi a accendere luce ogni volta che mi sposto. Scusatemi le condizioni, ma per forza con il codino devo stare, perché ho i capelli sporchini. Infatti domani mi farò lo shampoo e adesso stacco, altrimenti qui parlerò all'infinito. Quindi ci vediamo dopo, vi faccio vedere, vabbè, la clip del pranzo e poi ci vediamo più tardi. Ecco il pranzo pollo, poi ho fatto giusto 3 gallette di mais e fagiolini con il limone. Buon appetito! Comunque non capita quasi mai di prendere 2 caffè in una giornata. Infatti capita, ma proprio raramente quando lo prendo, quando proprio sto stanca e mi devo riprendere, mi devo svegliare, mi serve una carica in più. E quindi raga, caffè con un po' di latte. Ah. Ma la bellezza! Io sono innamorata di lui. Ovviamente io in prima fila. No, raga! Io me ne posso andare in questo momento. Ok, piango, sono invidiosa di lei. Ok, ciao raga, addio, addio, addio! Mamma mia. Comunque la luce in casa mia non è che fa schifo. Di più. Spero che si veda tutto bene. È arrivata l'ora della merenda. Io di solito chi mi segue su Instagram, infatti raga, andatemi a seguire su Instagram perché lì sto sempre in contatto con voi, mi trovate come Giulia Mifitto. Spesso la mia colazione estiva, no, la mia colazione sto dicendo, la mia merenda estiva è yogurt con proteine, tipo la frutta, se ho al momento un po' di frutta in, perché la frutta in questo periodo non mi dà fastidio, tipo le pesche, questa frutta qui riesco a mangiarla. Oppure a volte qualche pezzettino di mela, ma giusto 2 o 3 pezzettini contati, e con un po' di burro d'arachidi e qualche plasmo. Di solito è sempre il mio post workout oppure il pomeriggio per fare merenda. Solo che non ho yogurt, ho finito tutti gli yogurt. E una cosa che ho in casa sono qualche barretta proteica che anche le ho finite tutte perché poi nell'ultimo periodo non le ho acquistate. E quindi tipo mi sono rimasti giusto altri 2 protein cookie e sono questi qui della Nato che ve li faccio vedere più da vicino. Chocolate chips, io li amo. Ho provato tutti e 4 gusti, infatti non so quante volte li ho riacquistati, sono troppo buoni. Ve li faccio vedere. Eccolo qui, lo trovate sul Supplement, avete il mio codice sconto che è Giulia010. Ve li faccio vedere, sono dei biscottini proteici. Che per biscotto hanno 13 grammi di proteine. Ve li faccio vedere. Eccolo qua. È buonissimo, veramente molto molto buono. Poi ci sono anche altri gusti tipo double chocolate o chocolate solo. Buono, raga. Quindi adesso mi finisco di mangiare il biscotto. Oddio. E poi devo prepararmi. Perché verso le 6 devo scendere. Penso che mi rimango questo top perché è pulito. Mi stavo sporcando. Ma non so che pantalone mettermi. Rieccomi, mi sono sistemata. Chiavi, mascherine. Questo è il mio look. Pantalone beige largo, scarpette. Cintura H&M, che è la vita mia, top, collana, borsa color carmello e si va.
E oggi arriveremo, secondo me, a più di 10.000 passi, ma non fa niente. Vi faccio vedere i passi della giornata. 14.230 ed ho bruciato 577 calorie. Ci tenevo a farvelo vedere perché ve l'ho detto oggi, quindi per farvi vedere le mie giornate quando vi dico che sono molto attive, sono attive. Io sempre in condizioni perfette. Abbiamo mangiato alla fine la carne, infatti vi ho fatto vedere, dove ho fatto la ripresa del piatto, ho mangiato metà fettina di carne e un hamburger di scottona e poi avete visto l'antipastino. Io pensavo la pizza, invece no, sono andata bene, quindi leggera. Quindi niente, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, anche se è un po' breve, un po' così, e noi ci vediamo nel prossimo video.